eccoci giunti alla nostra terza puntata della psicointegrazione alla trasmissione Guerrieri dall'idea degli autori Giorgia Fabiocchi, Valentina Iannacone e Luca Stegani, con la collaborazione della cooperativa sociale Lanza del Vasto Onlus di Genova. Il tema dell'ultima puntata è basato sull'esercizio del potere. Il potere inteso come forza ed arbitrio. Ovviamente non entrerò nel merito del provvedimento, del reclamo, della corte d'appello, ma soltanto nella percezione soggettiva e psicologica che ha avuto il nostro ospite nel raccontarci e nel portare la sua esperienza. Lui si è sentito invaso, si è sentito colpito in prima persona per quello che gli stava capitando e si può dire che si è sentito veramente brutalizzato. Perché dal suo punto di vista tutto stava funzionando perfettamente, tutto era in una sorta di armonia. Quando succedono situazioni di questo tipo, cioè quando una persona si trova a percepire la violazione dei suoi diritti, siano questi reali o presunti, o peggio, quando viene forzatamente viene obbligata a modificare una condizione di equilibrio di vita, e quindi vengono spostati e modificati gli obiettivi, i progetti per il futuro, quindi non c'è un pensiero per il futuro, cioè quando insomma una persona si trova alla strada sbarrata verso un preciso obiettivo che si era strutturato, nasce un'emozione molto antica, molto primitiva, che è la rabbia. La rabbia nasce da un impedimento ritenuto illegittimo, provocato da cause esterne alla persona. Dalla cosa più banale, il semaforo rosso che ci fa arrivare in ritardo, al cambiamenti totali di vita che impediscono i progetti di una genitorialità. La rabbia quindi è un'emozione molto primitiva, ancestrale. La rabbia induce al comportamento di risposta violenta. Il comportamento violento come risposta alla rabbia sappiamo, ce lo dicono le neuroscienze, che è associato ad una specifica area del cervello che induce quindi poi reazioni a catena in altre aree cerebrali collegate anche a volte all'apprendimento, quindi anche alle risposte istintive. Quest'area sappiamo che essere il setto laterale, che è collegato quindi anche ad altre aree cerebrali e in particolare ad un'area molto importante che è l'ipotalamo, cioè quella regione del cervello che viene coinvolta nella produzione di ormoni, già sappiamo ampiamente collegati e implicati nell'aggressività. Capite quindi che quando la rabbia viene indotta da chi dovrebbe tutelare la giustizia, è al pari di innescare una testata atomica che però dirigerà la sua potenza distruttiva non all'esterno, ma al contrario, la dirigerà all'interno del malcapitato, provocandogli ancora danni, sia interni che esterni a seguito della sua risposta rabbiosa e violenta. La riflessione che ci può portare questo pezzo della trasmissione che abbiamo visto insieme in televisione l'altra sera è che forse a volte la magistratura, almeno nella trattazione del diritto di famiglia, che coinvolge persone, bambini, progetti di vita e vite future, potrebbe forse impiegare più energie a distruire il provvedimento e poi a spiegarlo. Quindi un maggiore coinvolgimento nella spiegazione del provvedimento e nella spiegazione delle missioni del provvedimento. Fare in modo che ciò che viene scritto nel provvedimento, che fa ovviamente il magistrato e che produce il magistrato, possa poi essere spiegato e soprattutto capito e compreso. Se questo non avviene, la rabbia diventa padrona della situazione e con la rabbia le reazioni diventano molto spesso violente. Grazie, arrivederci, alla prossima.